Beh, oggi è un momento particolare, un momento di riflessione. Si celebra oggi la festa della Repubblica, che è il momento che ricorda l'unità d'Italia, la conquista dell'Italia repubblicana, i valori democratici, di libertà, di cittadinanza, che sono dei valori indispensabili. Noi ormai cominciamo a essere una repubblica non più giovanissima, quindi questi valori cominciamo a tenerli radicati proprio nel tessuto della nostra società, per cui sono valori che però non dobbiamo mai dimenticare, tramandare alle giovani generazioni, e questa festa credo che simboleggi tutto questo. È il momento dell'unità, è il momento di celebrare appunto tutti questi valori, e oggi è una di queste giornate. L'anniversario di una scelta importante che ha fatto il nostro paese, che è quella repubblicana e democratica. Si celebra infatti sempre nello stesso giorno il 70° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione repubblicana e tutti i valori che essa ha comportato di libertà, di democrazia e di solidarietà. Ci fa ricordare quanto sia importante e tutt'altro che scontato avere oggi libertà e democrazia qui in Italia, una libertà che è stata conquistata con il sacrificio e il sangue di centinaia di migliaia di cittadini italiani che sono morti durante le due grandi guerre. Nel corso della cerimonia, la tradizionale consegna da parte del prefetto Fernando Guida delle onorificenze al merito della Repubblica Italiana. Tra gli insigniti, Nicandro Cotugno, padre dell'ex presidente del Consiglio regionale ed attuale assessore Vincenzo. L'onestà, la correttezza dei rapporti e della convivenza civile, familiare vanno veicolati soprattutto con i giovani, nelle scuole. Ai giovani, perché devono essere valori che devono essere fondanti del consenso civile, di ogni tempo.